certo che la terapia che stiamo cercando di seguire, di tra virgolette prescrivere, la terapia della felicità di Don Oreste Benzi, è una terapia proprio globale, totale, a 360 gradi diremmo oggi, perché la preoccupazione di chi ama, degli educatori con il cuore, avrebbe detto San Giovanni Bosco, e quindi degli educatori come Don Benzi, ma come tanti altri maestri anche sconosciuti, docenti sconosciuti, genitori, ma tanti genitori che amano i propri figli, bene, questa passione porta a vedere nell'uomo tutte le sue dimensioni. Che percorso noi stiamo facendo? Siamo partiti dalla terapia della responsabilità, ancor prima della verità, della responsabilità, educare alla verità, educare alla responsabilità, educare alla conquista della vita, delle cose che contano nella vita, educare al sacrificio, educare alla verità, come dicevo, educare al dono di sé, educare all'assoluto. Nella vita educare all'assoluto non significa solo, per noi cristiani l'assoluto è Dio di Gesù Cristo, ma c'è tanta gente che ha il diritto di essere felice, perché l'ho già detto e lo ripeto, Dio ci ha messo il seme della felicità a tutti, indipendentemente se abbiamo o non abbiamo il certificato di battesimo. Dicevo, c'è tanta gente che ha il diritto di essere felice, ma che ha necessità di essere educata all'assoluto, di essere proiettato verso una vita, oltre la vita, di essere proiettato verso una vita che non sempre è quella che vediamo. Omicidi, violenze, drammi umani a non finire, gente trattata come merce. La vita non è questa, la vita è ben altro. La vita è l'amore, è il dono di sé, la vita è la solidarietà, la vita sono i figli, è il sorriso di un bambino, la vita è il sorriso di un anziano, la vita sono tante persone che aiutano chi ha bisogno. Allora educare vuol dire presentare anche la vita per quello che è. E la vita è fatta per amare, la vita è fatta per essere felici, la vita è fatta per donare se stessi. E se qualcosa non va nella vita, non prendiamocela con lui, ma con noi, con me, con te, perché la responsabilità è la nostra. Un'altra terapia che Don Benzi ci suggerisce è quella di educare, di coinvolgere meglio nell'educazione alla felicità del giovane anche la famiglia. Perché nel momento in cui io coinvolgo la famiglia rinasce. Quante volte ci siamo trovati dinanzi a situazioni in cui, per esempio, l'uscita dalla droga, oppure una malattia sconfitta, oppure l'elaborazione di un lutto, la condivisione di un sacrificio, ha risanato, ha fatto rinascere non solo l'interessato, ma l'intera famiglia, perché il bene, la felicità e l'amore contagiano sempre. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!